Festival degli Avioni di Capoveloro. Quale secondo lei, dottoressa Miloro, appunto, per la FAI, Fondo Ambiente Italiano della provincia di Messina, l'importanza di questi eventi nel territorio appunto messinese, comunque in questa zona, in questa riserva naturale appunto di Capoveloro, e quale può essere per voi che promuovete e producete cultura il contributo appunto che potete dare? È importante, a noi ha fatto piacere che siamo stati ovviamente invitati a partecipare, perché l'insieme delle associazioni, la nostra è una fondazione, ma dico tutti insieme, dico possiamo lavorare bene e ottenere dei buoni risultati. Il posto qui è meraviglioso, quindi non c'è, ecco, far vivere e conoscere sempre più il territorio è molto importante, anche perché ovviamente ci abbiamo visto tanti bambini, tante famiglie, e quindi chiaramente questo è fondamentale per amare poi la città e rispettarla. Noi siamo qua con quello che abbiamo potuto fare, abbiamo una nostra delegata che appunto sta facendo da guida al museo, all'Orcello Sorca, che sono stati e ci hanno invitato, e lei infatti sta svolgendo questa attività, e noi invece in questo caso, siccome avevamo realizzato questi pannelli che erano stati prima messi in fiera e poi al punto che volevamo un posto espositivo, che sono proprio, che parlano dello stretto di Messina in tutte le sue peculiarità. La ringrazio. Festival degli Aquiloni di Capoveloro, giornata conclusiva. Qual è il bilancio di questo evento giunto ormai alla terza edizione? Per noi del FAI è sicuramente un bilancio positivo, ma soprattutto speriamo che questo bilancio si possa vedere sul medio-lungo periodo, perché oggi abbiamo avuto l'opportunità, come anche ieri, e iniziare da venerdì, 3 giorni per stare in mezzo alle persone, farci conoscere, continuare a parlare con loro e soprattutto mostrare che tante volte anche il territorio nascosto, quello che non sempre è visibile. Infatti oggi noi eravamo qua con questa installazione che proprio parlava della fauna e della flora, dell'ambiente marino e dell'equilibrio particolare che bisogna mantenere affinché tutto ciò possa continuare a persistere. Quindi il nostro lavoro di sensibilizzazione, speriamo che si possa vedere sul lungo periodo. La risposta è positiva, perché soprattutto molti bambini si avvicinano, e anche per lo scopo didattico che ha il nostro ruolo, questo per noi è sicuramente entusiasmante. Va bene così, la ringrazio. Grazie.